Ciao a tutti, sono Gregorio Ferrari di Barca Motore, alle mie spalle c'è il De Antonio di 50 in anteprima mondiale qui al Boot di Düsseldorf. Saliamo a bordo per vedere qualche chicca su questa imbarcazione. Come sempre sui modelli di Antonio, la motorizzazione è fuori bordo. Arriverà in seguito anche un modello che è stato presentato qui, che non avrai fuori bordo date le dimensioni, ma questo è un altro capitolo. Questo modello invece, il D50, è l'erede, in qualche modo la prosecuzione del D50 Open. Questo è il modello coupé, come potete vedere da questa sovrastruttura. Cosa cambia tra i due modelli? L'Open di fatto non aveva questa grande finestratura che noi vediamo invece qui intorno alla plancia di comando e alla parte anteriore del salone, che permette di vivere l'imbarcazione non solo durante i mesi estivi, ma anche ad esempio per una navigazione più impegnativa durante quelli invernali, comunque non, senza limitare la modalità d'uso alla sola estate. In ogni caso lo spazio, la vista è grande. Non siamo di fronte a un cruiser puro, questo è chiaro, perché comunque l'impostazione di De Antonio è quella di offrire imbarcazioni che siano strettamente mediterranee o comunque più vivibili possibile per il Mediterraneo. Qui il grande area sociale per i pranzi, con spazio fino a 6 persone, come dimostrano i piatti in tavola. E mentre qui a poppa un prendisole veramente enorme in questo caso, con porta lattine centrali interni, e questo però rimane di fatto molto simile a quello che era già il D50 Open. Continuiamo comunque il nostro tour a bordo, qui il doppio wet bar, sia a destra il wet bar vero e proprio, qui a sinistra un altro piano che poi può essere convertito per offrire tutto quello che serve a un aperitivo, una cena, un pranzo a bordo. Camminamenti sono larghi anche in questo caso, chiaramente, ma ci spostiamo qui a prua per vedere la seconda area conviviale o relax, chiamiamola come, in base poi all'uso che uno ne fa può diventare sia una che l'altra, e soprattutto per dare un'occhiata a come appare visto di prua il D50 con questa chiusura, appunto un grande parabrezza che permette di vivere l'imbarcazione tutte le stagioni. Concentrandoci invece sulla parte nuova, diciamo, dell'imbarcazione, qui troviamo le 4 sedute della plancia di comando, cioè le 4 sedute di fronte alla plancia di comando, una per pilota e copilota, l'altra per due passeggeri che magari vogliono navigare con chi ha il timone e stare appunto in questa zona